L'obiettivo di molti ragazzi è di partire per Londra e di trasferirsi qui definitivamente. Diciamoci la verità, ci sono però delle differenze tra ragazzi e ragazzi. Qual è la differenza? Tanti vanno allo sbaraglio ed altri invece sono più fortunati. Di chi sto parlando? Di chi ha già un mestiere in mano, di chi ha già anni di esperienza e sa svolgere un'attività manuale che è la stessa in tutto il mondo. Di chi stiamo parlando? Di muratori, idraulici, gommisti ed elettricisti. Di queste categorie professionali ce ne sono davvero un'infinità. In questo video vediamo insieme come fare l'elettricista a Londra. Quanto guadagna al mese in media un elettricista in Inghilterra? Quali sono le aziende che assumono? Sono necessarie delle certificazioni? Bisogna affrontare degli esami specifici per attestare le proprie competenze? Insomma, lo scopo di questo video è proprio quello di rispondere a queste e a molte altre domande pratiche ed utili. Incominciamo? Sigla! Mentre in Italia, in linea di massima, chiunque può improvvisarsi elettricista, purché sappia effettivamente riparare un guasto o svolgere delle attività tecniche, in Inghilterra è diverso e bisogna avere una qualifica. Quindi se per esempio hai frequentato un istituto professionale in Italia e possiedi già un attestato, dovrai farlo riconoscere seguendo il cosiddetto Electronic Card Scheme. Puoi trovare sul nostro blog il collegamento al sito ufficiale. In parole povere, cosa dovrai fare? Semplice, dovrai cliccare sul pulsante con scritto Apply for ECS Card e nella nuova schermata che ti apparirà ti verrà subito richiesto di avere già a tua disposizione una copia scansionata, quindi sotto forma di file PDF, immagine JPEG, delle tue qualifiche e dei certificati conseguiti. Successivamente dovrai andare a selezionare quali sono le tipologie di elettricista che risulteranno sulla tua card. Se hai un elettrauto, ti intendi in impianti elettrici marittimi, se riparare elettrodomestici, a seconda della nicchia di cui ti occupi e di cui ti dovresti occupare, verranno richieste determinati prerequisiti. Mi sembra logico. Facciamo un esempio pratico in modo tale che tutto possa risultare un po' più chiaro. Se scegliamo auto electrician, cioè quello che da noi è l'elettrauto, cliccando su auto electrician card viene richiesto aver lavorato come apprendista e avere esperienza dimostrabile presso altri elettrauti esperti, avere un level 3 NVQ in installazione e manutenzione di sistemi elettrici per auto. Di questo ne parleremo più avanti. E in più, a prescindere se si avrà il primo o il secondo punto, sarà anche necessario possedere un Health and Safety Certificate, che è un vero e proprio esame a risposta multipla da dare presso l'ente incaricato, basato sulle norme di sicurezza sul lavoro ovviamente. Sempre sul nostro blog troverai il link dei quiz per poterti esercitare. Ricorda che all'esame saranno scelte a caso 40 domande tra quelle presenti nei quiz, un po' come la scuola guida, quindi esercitati mi raccomando. Cos'è invece il Level 3 NVQ? In Inghilterra, a prescindere dalla propria specializzazione da elettricista, si avrà bisogno di possedere questo Level 3 NVQ, che altro non è che un diploma. Ma a chi viene rilasciato? A chi non ha già titoli in Italia? Per riallacciarci a quanto detto precedentemente, in Italia ci sono due categorie di elettricisti, quelli che hanno già una qualifica e i praticoni, che hanno imparato il mestiere direttamente sul campo. È proprio questa la tipologia di persone che necessita senza ombra di dubbio del Level 3 NVQ. Ma come si ottiene? Si potrà ottenere solo dopo aver lavorato con esperti del settore per un determinato lasso di tempo, con un contratto simile a quello che abbiamo in Italia, cioè un contratto da apprendista. Non sarà necessario svolgere alcun test, ma con il tempo e la dimostrazione che effettivamente si saprà lavorare e svolgere un mestiere in totale autonomia, verrà assegnato questo certificato. È inoltre essenziale che la presentazione della domanda venga fatta proprio dal datore di lavoro. Quindi, ricapitolando, per lavorare come elettricista a Londra indipendente è necessaria la ECS Card, richiedibile se si ha già una certificazione in Italia oppure dopo aver conseguito il Level 3 NVQ. A quel punto si potrà andare sul sito ufficiale ed inoltrare la domanda o in via telematica tramite la sezione My ECS, creando un proprio account e inviando le copie di tutta la documentazione necessaria, quindi dal documento d'identità a tutti gli attestati, oppure facendo lo stesso in maniera cartacea, scaricando e stampando l'apposito modulo, pagando in questo caso una tassa di 10 sterline. Il sito della ECS avvisa sempre i suoi utenti sulla maggiore lentezza del processo se si affronta l'iter in maniera cartacea, quindi è sempre meglio sfruttare il web. Ma parliamo di numeri. Quanto guadagna al mese in media un elettricista in Inghilterra? Se vuoi sapere quanto guadagna al mese un elettricista a Londra, è chiaro che anche in questo caso tutto dipende dalla propria bravura e dalla propria esperienza. Se si parte da zero, quindi come apprendista,
apprendista, un elettricista guadagna al mese 850 sterline circa. Una volta raggiunte però le prime qualifiche, dopo aver sbloccato la HS Card, il reddito medio aumenta piuttosto considerevolmente. E quanto guadagna al mese invece chi è un esperto affermato? Beh, in questi casi lo stipendio medio può variare dalle 17.000 sterline annue alle 37.000 circa. Mica male, no? Trovare lavoro a Londra non è difficile come qualcuno vuole far credere. Quello che però spesso si tralascia è l'aspetto qualitativo del lavoro conseguito. Ti basterà infatti visitare il sito inglese di Indeed e digitare nella barra di ricerca Electrician London per visualizzare una vasta serie di offerte da parte di diverse aziende che assumono a Londra, dalla Stoneview Group alla più nota Hennessy Serve Electrical Ltd. Queste sono aziende di tutto rispetto e per le quali vale sicuramente la pena lavorare. Ma non tutte sono grandi aziende che garantiscono una certa sicurezza ai propri dipendenti. Quindi, come si può avviare ad una situazione del genere? Semplice. Devi puntare alle aziende migliori. Per farsi assumere da aziende di un determinato livello, sicuramente bisogna sapere come affrontare il colloquio e come dimostrare la propria bravura e fare colpo. Magari hai bisogno di migliorare la lingua inglese, o forse devi impararla proprio dalle basi. L'ideale, quindi, in questo caso, sarebbe quello di incominciare a lavorare a Londra anche in un settore diverso, proprio per darsi la possibilità di migliorare l'inglese e poi, con la dovuta calma e le giuste risorse, cercare qualcosa che più si avvicina invece il proprio profilo professionale. Ricorda che quando arrivi a Londra, specialmente se hai pochi soldi, incomincia il classico punto alla rovescia fino al conseguimento dell'ipotetico lavoro. Avere alte pretese oppure obiettivi sbagliati, sicuramente falsati da una poca esperienza in una città così grande, farà andare molto più velocemente questo punto alla rovescia, al termine del quale, se non hai trovato lavoro, ti metterà davanti ad una terribile verità: non avrai alcun soldo in tasca e perderai qualsiasi prospettiva futura. In questo caso, quindi, l'unica alternativa sarebbe il rientro. Antonio non sta dicendo questo per scoraggiarti, ma per farti aprire gli occhi. Solo facendo le scelte giuste sin dall'inizio ti metterai in una posizione tale da scalare la strada al successo professionale. Il discorso è semplice: non si può correre se non si sa ancora camminare, giusto? Ricordati sempre che per giungere sulla cima della montagna bisognerà pure incominciare a scalarla. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche se non l'hai ancora fatto ed iscriviti. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!